Io non c'ho più parole. Io non c'ho più parole. Non ho più parole per descrivere un giocatore clamoroso. Un giocatore clamoroso. Il Paris Saint-Germain ha fatto 4 gol in casa del Barcellona. È finita adesso 4-1 per il Paris. Kylian Mbappé. Voglio Kylian Mbappé, ma che giocatore è? Cioè, oggi la scena se l'è presa lui, oggi la partita l'ha vinta da solo. Ha fatto delle giocate, dei dribbling, se ne è saltati tre. Ragazzi, c'era un'azione dove Andrea Marinozzi, che oggi non ha azzeccato un giocatore a commentare, non ha azzeccato un giocatore a commentare, non ne ha azzeccato uno, ma cioè, dove Andrea Marinozzi si è esaltato, ma ha fatto un dribbling in mezzo a te, uno! Una finta, un dribbling se ne è saltati tre contemporaneamente, tre come i gol che ha fatto stasera. Perché uno è veramente spettacolare, stop con un piede, tocco con un altro, dribbling e gol alle spalle di Ter Stegen. Il secondo gran taglio di Florenzi, che la mette in mezzo, tocco di Ter Stegen, che ragazzi se non c'era lui e finiva 6-1, il Paris non avrebbe assolutamente demeritato nulla. Il Paris, ragazzi, il Paris deve far replicare una Mission Impossible adesso. Perché a differenza di 3 anni fa, il Paris 3 anni fa giocava in casa, erano altre squadre. Il Paris 3 anni fa giocava in casa, il Paris 3 anni fa giocava in casa, ha fatto 4 gol e il Barça ne ha fatti 0. Al ritorno poi sappiamo come è finita, 6-1, Sergio Roberto. Ma ragazzi, oggi all'andata giocavano al Camp Nou, 4 gol al Camp Nou da un Paris Saint-Germain perfetto, perché oggi il Paris Saint-Germain è stato perfetto. L'unica sbavatura, l'unica è stato il calcio di rigore che neanche c'era. Quindi, se non consideriamo il calcio di rigore, che ovviamente non c'era perché il contatto col ginocchio, ragazzi, non è un contatto, ragazzi, non è un contatto che si può valutare come fallo. E poi voglio sgridare l'arbitro per questa cosa. Se valuti fallo sul contatto Kurzawa De Jong, c'è un altro calcio di rigore per il Parigi che andava dato uguale a quello di De Jong. Perché non l'hai dato? Non lo so. Comunque un Parigi dal punto di vista tecnico, tattico, di giocatore. Questa è una squadra che si sta confermando quest'anno ai livelli del Bayern. E io adesso, in Champions ovviamente, quello, allora, oggi il Paris ha fatto una cosa che nessuno si è mai potuto permettere, fare 4 gol al Camp Nou, con una squadra giovane, con un giocatore che è attualmente il più forte del mondo. Dopo stasera, io credo che Mbappé sia superiore a Messi e Ronaldo messi insieme. Soprattutto perché Messi sta con una squadra che sta attraversando un bel periodo, un brutto periodo, scusi. Ma nonostante Ronaldo sia un grande giocatore, io vedo Mbappé più forte di Messi e Ronaldo messi insieme. Veramente, dopo stasera, io valuto Mbappé il giocatore più forte del mondo. E se dicono che Muriel è il panchinaro più forte del mondo, io perché non posso dire che Mbappé è quello più forte del mondo titolare? Perché ragazzi, questo c'ha ancora una carriera davanti. Come ha detto Marinozzi, quando Ronaldo e Messi, cioè l'anno prossimo, un paio di anni ancora, quando Ronaldo e Messi si ritireranno, Mbappé sarà il giocatore più forte del mondo. Perché lasceranno il calcio, ma lo lasceranno in buone mani. Perché Mbappé, ripeto, a 19 anni non è da tutti fare 3 gol al Camp Nou, fare tripletta, prendersi il pallone e portarselo a casa. Non è da tutti. Non è da tutti in generale fare 4 gol al Camp Nou. Lo so, il Bayern ne ha fatti 8, ma quello è un altro Bayern. Quello era un Bayern che era inarrivabile. Ok, magari lo è anche adesso, ma ci sono stati degli stop quest'anno del Bayern veramente assurdi. Ma io sto parlando di una squadra giovane che gioca in modo semplice e ha un giocatore che si esalta. Ha un giocatore che si esalta perché veramente Mbappé è un fenomeno. Io non capisco come fanno a criticarlo ancora.
ovviamente mi ha fatto, sapete cosa? Mi ha fatto molto ridere quando Neymar poi sul rigore è andato a dire sul rigore che non era calcio di rigore. Sono d'accordo con lui perché veramente il rigore era una cosa inventata. Il Parì che dunque ne fa 4, concedetemi un piccolo, diciamo, un piccolo commento sull'Ipsia-Liverpool. È quella classica partita dove il Liverpool pur non avendo avuto grossi risultati ultimamente, comunque ha vinto, ha macinato la vittoria grazie ai suoi campioni, perché Salah e Mané sono dei campioni. In 5 minuti il Liverpool ne ha fatti 2 con Salah e Mané. Il primo, allora, l'Ipsia ha fatto 2 errori nella sua partita, 2, e li ha pagati tutti Dazio, perché il primo è stato il passaggio all'indietro, che viene poi sbagliato, viene recuperato il pallone da Salah che va in porta e batte il portiere. Il secondo scivolato Upamecano si trova davanti al portiere Mané e fa 2-0. Veramente, è quella partita, prendete per esempio Salisburgo-Liverpool, è quella partita dove il Salisburgo ha fatto 2 errori e il Liverpool li ha puniti perché è stato cinico. Ma per quanto riguarda il Parì, ragazzi, un accenno anche a Kane bisogna farlo, perché anche lui, 18-19 anni, è il primo millennial che ha segnato nella nostra Serie A, ha fatto gol al Camp Nou, ha deciso la partita, perché l'ha decisa Kylian Mbappé, ma l'ha decisa anche Kane, perché Libertega...